vogliamo arrivare entro la fine di quest'anno, anzi prima, all'elaborazione del nuovo piano della mobilità regionale, che mette insieme tutto, non solo il trasporto su ferro ma anche quello su strada, alla luce delle novità che arriveranno, l'entrata in esercizio di TEM e Brebemi entro poco tempo, rispettando i tempi, cosa insolita per le opere pubbliche in Italia, ma noi lo faremo, TEM, Brebemi e Piedemontana. Si delineerà un sistema diverso rispetto a quello di qualche anno fa e noi vogliamo tener conto delle novità con questo nuovo piano della mobilità regionale a cui sta lavorando l'assessore. Pensate che il piano attuale della mobilità regionale è fermo al 1982, nel passato di tempo da allora, quindi l'impegno di oggi, i nuovi treni, le nuove infrastrutture dovranno dar vita alla redazione di questo nuovo piano che sarà quello che guiderà la mobilità non per i prossimi 20 anni ma per i prossimi 5 anni. Adeguare i piani alle novità e alle nuove esigenze è compito della Regione e lo facciamo nell'interesse dei nostri cittadini, dei pendolari, di tutti quelli che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro o per muoversi all'interno di questa bellissima regione. Quindi un impegno costante e molto forte della Regione Lombardia, migliorando l'efficienza, migliorando la puntualità e la pulizia. Oggi si aggiunge un treno nuovo, però vogliamo intervenire, stiamo intervenendo anche su quelli che ci sono, perché chi va al lavoro al mattino deve essere messo in condizioni di andare in modo decoroso e la grande Regione Lombardia vuole investire esattamente in questa direzione. È una collaborazione che qualche volta porta anche a diciamo non un contenzioso ma una vivace discussione, ecco, ma c'è una forte collaborazione, il modello lombardo che è l'integrazione delle ferrovie regionali con quelle nazionali, con quelle statali, è un modello unico in cui io credo e voglio continuare in questa direzione. Il tipo di collaborazione che abbiamo costruito con la Regione Lombardia è di importante qualità, è un caso direi unico in Italia, ma è anche, oltre che unico in termini qualitativi, è unico quantitativo. In Regione Lombardia circola quasi il 30% del trasporto locale dell'Italia. Capite che riuscire a mettere a posto una situazione come quella della Lombardia vuol dire risolvere una delle cose più importanti, sicuramente la parte dove c'è la maggiore congestione per la grande densità della popolazione, della città, la grande Milano che è la città, la realtà più importante d'Italia in termini di dimensione. Questo d'altra parte è anche un modello che noi indichiamo spesso alle altre regioni, che si fonda su due importanti presupposti: da un lato l'efficienza industriale, che deve essere l'impresa a garantirla, dall'altra la capacità di programmazione di trasporti territoriale, deve essere la regione che riesce a fare. Su questi due presupposti c'è la qualità del servizio che viene fatto. Io vorrei solamente dire alla gente che normalmente gira ormai in Europa molto molto spesso, non credo che se si vada a stare sulla RER di Parigi si trovino delle realtà come questi treni. Assessore, oggi viene consegnato il primo dei 63 treni messi a disposizione dalla Regione, ricordiamo gli investimenti. 527 milioni di euro, una cifra immensa per 63 treni che siamo però determinati a non fermarci qui. E con la consegna, quando verrà la consegna totale di questi treni, in Lombardia ci saranno il 50% di treni nuovi e seminuovi, cioè che non avranno più di 7 anni. Io credo che sia una risposta importante, noi vogliamo arrivare al 100%, la nostra sfida è appena iniziata, ma siamo determinati. Quando ci sarà la consegna completa? La consegna completa sarà nella primavera del 2016 per i treni, quelli a gasolio, a Pavia, mentre invece per i TSR, i Coradi e Vivalto entro il dicembre del 2015, quindi entro fino all'anno. Ogni mese ci saranno delle consegne. Nel frattempo lei sta sondando l'opinione dei cittadini, non solo dei pendolari, ha lanciato proprio un sondaggio in questi giorni, come si può partecipare? Un sondaggio direttamente dal sito della Regione Lombardia, ovviamente assessorato alla mobilità e alle infrastrutture, è un sondaggio importante, dobbiamo capire cosa serve ai cittadini e si parte da, ovviamente da prima di tutto a questo sondaggio.